Cari amiche, buongiorno e ben arrivate al consueto appuntamento con Mattina Mica. Sotto il periodo delle feste, naturalmente l'argomento più importante, quello a cui ci si dedica con maggiore attenzione, riguarda i prodotti di consumo, di largo consumo, quelli che troveremo poi sulle nostre tavole. Visto che stamattina abbiamo l'Associazione Consumatori Utenti, subito dopo abbiamo la nostra nutrizionista, io ho pregato Giovanni Santovito, buongiorno Giovanni, buongiorno. Il nostro amico avvocato, rappresentante dell'Associazione Consumatori Utenti, di darci qualche consiglio che può risultare utile alla fine per fare una spesa intelligente scegliendo dei prodotti di almeno media qualità. Naturalmente alcuni prodotti, perché poi le tavole natalizie, le tavole di Capodanno sono ricchissime, però ci sono degli elementi che non mancheranno mai, sono per esempio il salmone, il panettone, il pandoro, lo spumante. Quindi ho chiesto cortesemente a Giovanni di soffermarsi proprio su questi articoli e comincerei proprio dal salmone. Diciamo che hai chiesto di studiare, perché io faccio l'avvocato, non sono un tecnologo alimentare, però da consumerista qualche ecco, cosa la puoi consigliare. L'abbiamo studiata e possiamo consigliarla ai telespettatori. Beh, io partirei dal primo prodotto, esatto, che tu hai accennato, da un salmone che ormai ha preso piede nelle nostre tavole, pur non essendo un prodotto tradizionale. Se dovessi ricordarci, diciamo, un po' la nostra tradizione, noi abbiamo piuttosto altri pesci che invito comunque i telespettatori a rivalutare, come il nostro capitone, che provengono da allevamenti qui dietro l'angolo, o come dire, anche del pesce azzurro, che può essere benissimo su un sostituto di questi prodotti. Però ahimè va di moda questo qui e ormai è diventato un prodotto. A dire il vero, Giovanni, sì. Il cambiamento di abitudine di servire dei carpacci di pesce fa in modo tale, di pesce crudo ovviamente, sta facendo in modo di rivalutare proprio questo. Certo, una sana abitudine, esatto, che sta rivalutando le nostre produzioni. Però il salmone è un po' quasi uno status symbol, no? Sì, ormai è entrato di prepotenza, esatto, sulla nostra, nella nostra Natale, tradizione natalizia. Il piattino con il salmone condito con l'olio e il limone, o la tartina fatta col salmone, è diventata praticamente, certo, una tradizione. Beh, allora, diciamo intanto che il consumatore è disorientato quando va sul mercato e vuole acquistare una confezione di salmone e trova un'oscillazione di prezzi enorme, dai 15 euro al chilo fino ai 90 euro al chilo. Vero, verissimo. Quindi come fare a scegliere un prodotto buono? Partiamo anche da un'altra certezza, che sia ben chiaro, che il 90% del confezionato del salmone affumicato è di allevamento. Quindi stiamo parlando di un prodotto in allevamento che ha non mangia in maniera naturale, ma mangia dei mangimi, quindi ha un'alimentazione controllata e questo influisce anche sulla qualità delle carni che vengono confezionate. Altra cosa, ci troviamo di fronte a provenienze diverse nei salmoni. Troviamo il salmone scozzese piuttosto che quello irlandese o norvegese e così via. Esatto. Non c'è una grande differenza fra questi. Anche sono se sempre il norvegese comunque, pare che per nomea pare che sia una delle qualità migliori. No, la qualità è legata agli standard qualitativi dell'allevamento, perché parliamo sempre comunque della stessa varietà di salmone allevata. Ora, siccome le etichette, noi diciamo sempre, stiamo cercando di lanciare questo messaggio che può diventare alla fine importantissimo per le nostre amiche, è una sana abitudine leggere le etichette. Quando le etichette non sono comprensibili se non per la quantità, quindi il peso e la data di scadenza, su che cosa ci si deve basare? Ma proprio sommariamente. Allora, intanto facciamo chiarezza su una cosa. E poi il prezzo è sempre una garanzia di qualità? Non necessariamente, non necessariamente. Diciamo che possiamo scegliere un buon rapporto qualità-prezzo, intanto facendo una separazione fra ciò che vogliamo. Vogliamo un prodotto di qualità alta, allora dobbiamo ricercare in etichetta che sia un salmone selvatico. Ecco. Cioè un salmone non proveniente da allevamenti. Allevamenti. Però potremmo anche essere delusi da quello che siamo abituati ad aspettarci come gusto, perché un salmone
selvatico, è una carne anche più secca, con un gusto non uniforme come il salmone di allevamento, ecco. Con delle carni anche leggermente più asciutte rispetto alla percentuale grassa che noi troviamo nel salmone di allevamento, e con delle carni anche di colorazione leggermente diverse, perché poi anche la colorazione viene data attraverso attraverso i mangimi che vengono dati negli allevamenti. Nello schema che ci ha appena fatto vedere Franco abbiamo visto la differenza tra salmone atlantico, però quello allevato, e quello selvaggio. Esattamente, in realtà, quindi abbiamo già dei parametri diversi, ma soprattutto ecco, anche le percentuali poi di quelli che sono le caratteristiche mutano diversamente, perché hanno alimentazioni diverse, hanno percentuali di grasso diverso e compagnia bella. Ma io su questo direi che non mi soffermerei, più che altro su una tradizione che spesso sfugge. Noi possiamo trovare un salmone scozzese affumicato e un salmone affumicato scozzese. Apparentemente sembrano la stessa cosa. Dov'è la trappola? Quando dici così, io sceglierei, ho sempre paura di quello che ci viene a dire. Io sceglierei, se voglio un salmone scozzese affumicato. Perché il salmone affumicato scozzese è un salmone che non ha una provenienza scozzese, ma che è stato soltanto affumicato in Scozia. Ah, ecco la differenza. Quindi può essere di provenienza, è un po' come se prendessimo un prosciutto che però proviene da cosce di prosciutto del nord Europa. Sì. È lo stesso identico concetto. Quindi la lavorazione scozzese, ma la provenienza di quel pesce non quindi è. Quindi salmone norvegese affumicato, è la dicitura corretta? Salmone norvegese affumicato, salmone norvegese che viene affumicato in Norvegia. Invece che un salmone affumicato norvegese è la lavorazione che è norvegese e non credere. È salmone. Ma davvero? C'è questo. Studiando abbiamo scoperto anche quest'altra novità, che è bene comunque tenere presente. E poi un'altra cosa, vedere nell'etichettatura se c'è l'affumicatura tradizionale o se c'è invece un'affumicatura cosiddetta chimica, cioè quella fatta attraverso iniezioni di aroma di fumo. Mamma mia, che mi stai dicendo? Questo lo troviamo in etichettatura. Se c'è una affumicatura naturale, cioè fatta con fumi, allora deve essere scritto chiaramente in etichetta, e questo ovviamente valorizza il prodotto. Qual è il perché si utilizza adesso l'affumicatura aromatizzata? La si utilizza perché attraverso questo metodo il pesce non perde peso, mentre la affumicatura fa perdere del peso. In questa maniera l'industria del salmone affumicato riesce anche a guadagnarci in termini di peso. Incredibile, questa cosa non la sapevo. Questa è un'altra, come dire... Quindi etichetta, leggete sempre le etichette. Io direi sempre questo. Magari un po', io dico sempre, un po' di meno, ma di buona qualità. Esattamente, cioè risparmiamo sulle quantità, compriamo un prodotto esatto, il più possibile sano, evitiamo il prodotto industriale, quindi una affumicatura naturale. Se di allevamento, prendiamo una media qualità di allevamento. Stiamo attenti a quella coloritura troppo uniforme, troppo, che anche quella proviene da mangimi e da alterazioni chimiche, quindi un colore più possibile naturale, evitiamo questi salmoni troppo aranciati come colorazione, perché insomma nascondono poi delle alchimie, dei trucchi industriali. E scegliamo anche un prodotto che abbia una provenienza, per cui specifico. Salmone scozzese o salmone norvegese affumicato, piuttosto che salmone affumicato norvegese o scozzese. Ecco, questo sarebbe l'ABC per acquistare un buon salmone. Tra l'altro, in questo periodo, ovviamente, nelle grandi catene di distribuzione è possibile trovarlo. Però io ce l'ho in mente, ce ne sono diversi di varie... Con diverse denominazioni con diverse fasce di prezzo. Esatto, e diverse fasce di prezzo.
resta stabile, il dato stabile, controllare, verificare sempre l'etichetta. Con questi piccoli accorgimenti possiamo prendere un prodotto di media qualità senza spendere eccessivamente. Per chi vuole appunto il salmone sulla tavola. E adesso passiamo a un altro classico. Io ho paura sempre che non ci sia il tempo, perché Giovanni ci fa scoprire sempre cose nuove. Il panettone e il pandoro. Anche qui, Giovanni, scelte vastissime. Costi incredibili, perché si trovano anche a 2 euro. Partiamo dalla super offerta da ipermercato fino a panettoni. Fino a panettoni che hanno anche dei con costi, dei costi al chilo. Abbiamo anche 50 euro. Sì, esatto. Allora, escludendo il discorso del panettone artigianale, laddove tu vai in una pasticceria magari che conosci ed è un prodotto artigianale, parliamo di quelli sempre di larga distribuzione. Io direi questo, Mary, se sei d'accordo. È meglio un prodotto industriale buono che un falso artigianale. Mi spiego. No, io lo so quello che tu vuoi dire, perché ne abbiamo parlato. Gli ingredienti tradizionali di un panettone sono sempre e comunque farina, lievito naturale, uova fresca, zucchero e burro. No? Diamo per scontato. Se troviamo la margarina anche in. Diamo per scontato che il prodotto artigianale è fatto con tutti i criteri, per favore. E non è sempre così. È quello che volevo dire. Siccome l'etichettatura sia sul prodotto artigianale che sul prodotto industriale è obbligatoria per tutti, leggiamo almeno, come dire, quel minimo che ci può far contraddistinguere per un prodotto tradizionale. Non parliamo di artigianale, parliamo di tradizionale, cioè fatto secondo le regole tradizionali, quella fatta con i falsi ingredienti. Se c'è la margarina dentro, per esempio, io già lo scarterei come panettone. Esatto. Perché parliamo di un grasso di qualità bassa. Molto bassa e che non appartiene alla ricetta tradizionale del panettone. Quindi me lo può vendere anche la pasticceria, ma io devo leggere assolutamente burro e uova fresche burro all'interno di e questo uova. Prodotto. Sì. Stessa cosa se vado a prendere un prodotto industriale. Se vado a prendere un prodotto industriale, anche lì, se trovo un prodotto, perché esistono anche prodotti industriali fatti con uova fresche e con per burro bene. E fatti per bene, e beh, per carità, è comunque un buon prodotto. Quindi ecco, questo è un po' come nei gelati, come nelle cose. Stiamo attenti al falso artigianale e apprezziamo l'artigianale reale, perché l'artigianale reale poi ha un vantaggio, perché sicuramente in un prodotto artigianale non troveremo, mi auguro, nell'etichetta conservanti e quant'altro. Quindi o margarina. Parliamo di prodotto. Voglio dire, o margarina. Margarina, diciamo, esclusa nell'uno e nell'altro, per come la vedo io. Esatto, perché voglio dire, abbiamo detto che è un. Non appartiene, cioè lì andiamo in un prodotto diverso che imita un panettone, ma non è un panettone. Se invece troviamo dei conservanti o altro, ovviamente abbiamo un prodotto di tipo industriale, quindi se noi troviamo in una pasticceria un prodotto artigianale ma con additivi, conservanti e quant'altro, è chiaro che stiamo parlando di un prodotto a metà fra l'industriale e tra virgolette quello artigianale, solo perché è venduto da un pasticcere che è un artigiano, ma nello stesso tempo è fatto con criteri industriali. Sì, io volevo, diciamo, bypassare questa cosa, dando per scontato che il prodotto artigianale è un prodotto fatto come Dio comanda. Io non darei per scontato tutto, inviterei sempre comunque a leggere un'etichetta. Hai ragione, però. Nell'etichetta c'è anche un'altra cosa importante, la provenienza. La provenienza. E quindi vediamo anche dove è prodotto il prodotto venduto dal bar fino al supermercato. E questo è comunque indicativo. Quindi io leggerei soprattutto se ci sono uova fresche, se c'è burro e non margarina, e poi se è un prodotto indicato come artigianale, che non ci siano conservanti. Ecco. Quindi che sia un prodotto altamente fresco quindi un reale artigianale. Anche velocemente. Esattamente. Senti, per così, giusto un consiglio anche qui. Sai che c'è una varietà enorme adesso di questi prodotti, perché sono fatti con creme, abbiamo finito il tempo, oh mamma, con creme, posso fare un'altra domanda, Franco? Fammi fare un'altra domanda. Parliamo degli spumanti, ma io volevo parlare ancora del panettone, perché tutti questi prodotti che adesso contengono, oltre che l'uva sultanina,
creme, cremine, farciture varie. Le varianti sul tema. Ecco, anche lì qual è il particolare a cui bisogna stare semplicemente attenti leggendo l'etichetta? Lì è un range di prodotti altamente diversi, per cui dovresti volta per volta entrare nel merito se il cioccolato, che tipo di cioccolato è, se è fatto col cioccolato, la crema come preparata. Se è con crema fatta con crema pasticcera, quindi se utilizzate uova fresche o non uova fresche. Però ecco, il discrimine principale è quello lì, secondo me. Se compriamo un prodotto industriale, ovviamente ci aspettiamo una serie di conservanti, perché è un prodotto destinato a durare sullo scaffale. Se parliamo di un prodotto artigianale, pretendiamo che sia un prodotto fresco, quantomeno, che sia fatto con gli ingredienti della tradizione. Giovanni, un flash proprio velocissimo invece per quanto riguarda gli spumanti, proprio veloce. Gli spumanti, possiamo dire soltanto questo, noi abbiamo champagne e spumanti. Champagne unicamente perché provengo dall'area dello champagne, ma ormai gli spumanti hanno pari qualità. I nostri spumanti sono anche in blasonati locali parigini come Lido, e quindi hanno assunto, come dire, una qualità anche superiore. Cosa bisogna osservare nel momento in cui si sceglie un buono spumante? Siccome spumante è un'addizione di tipo generico per le cosiddette bollicine che noi utilizziamo a Natale, io mi orienterei soprattutto fra quelli che hanno dei disciplinari, quindi una garanzia anche di provenienza e di controllo su determinati metodi di lavorazione, e mi orienterei sul Franciacorta o sul Prosecco. È la scelta migliore da fare per i nostri telespettatori. Che peccato, a me valorizziamo i nostri prodotti. A me piacciono quelli tanto dolci, che sembrano proprio, non bevo normalmente, però a me piace quel tipo di gusto, di sapore. Sì, no, ma lo troviamo anche in perché come Prosecco il Prosecco generalmente non è dolce. Oh, questioni di gusti. Io il Prosecco l'ho sempre trovato non dolce. A me piacciono proprio quelli, non posso fare i nomi, però e rimarrò sicuramente nella tradizione su quelle indicazioni, su quelle marche, su quelle aziende che producono questo tipo di prodotto, che costa un po' di più, però è veramente un buon prodotto. Io dico, scegliamo sempre comunque una zona di provenienza con i disciplinari, quindi in questo caso quello, e soprattutto valorizziamo le produzioni italiane. Prendiamo un prodotto di fascia bassa senza nome e cognome, cerchiamo di avere. Tu sai che io sono una grande sostenitrice del Made in Italy, totale, proprio in assoluto. Giovanni, io ti ringrazio. I tempi tiranno. Subito dopo abbiamo Stefania Del Latte, ve l'avevo anticipato, parleremo ancora di tavole natalizie. Permettimi di augurarti un buon Natale. Anche ai nostri telespettatori lo facciamo adesso. Un buon anno, e ci rivedremo sicuramente l'anno nuovo, speriamo con delle buone novità. Molto volentieri. Grazie Giovanni, linea alla regia, ci ritroviamo subito dopo con Stefania Del Latte.